da Milano a Genova il dopo Sampdoria Malin. Non è un luogo comune, ma Fausto Pari da sempre è un po' l'uomo simbolo della Sampdoria grintosa, combattente, che deve uscire soprattutto in partite come questa, no? Chiaro che insieme ai miei compagni abbiamo sicuramente scritto una pagina memorabile nella storia della Sampdoria. Adesso ci aspetta questa finale di Berna, dove sicuramente ci prepareremo a puntino, vedremo. Però penso che oggi veramente abbiamo fatto qualcosa di grande. Ecco, nei primi 20 minuti, torniamo ancora un attimo alla partita, c'è stata qualche difficoltà, penso di vedere, no? Nei primi 20 minuti forse l'importanza della posta in palio, della partita, la pressione psicologica ci ha giocato molto schietto, perché facciamo il loro gioco, chiaramente. Prendiamo la palla, davamo al portiere, rinvio lungo, quello che facevano loro, quindi non si giocava al calcio. Poi abbiamo capito che bisogna giocare al calcio, abbiamo cominciato a tenere la palla bassa, a giostrare il centrocampo e siamo venuti i primi pericoli. Poi nel secondo tempo abbiamo dilagato. A me mi dispiace per chi ce l'ha data per morti, dovrà aspettare a fare il funerale la prossima volta. In effetti avete ripetuto in un certo senso un po' la partita di Malin, uscendo fuori dalla distanza in maniera decisissima, e questi giocatori, che pure sono robusti e ben messi, sono crollati ancora una volta. Ma diciamo che questo forse è il merito del mister, che ci ha portato a una condizione atletica ottimale per questa partita. Ecco, forse noi abbiamo fallito in campionato, ma non mi sembra che altre squadre di fuori dell'Inter abbiano fatto meglio di noi. Io poi ci tengo, cambiando discorso, a ringraziare tutto il pubblico, che è stato meraviglioso. È stata veramente una giornata indimenticabile. Io spero che adesso vengano tutti a Berna. Vi davano un po' per spacciati da molte parti, no? Si dicevano questi vecchietti, Dossena, Seresa, non ce la fanno più. Invece noi è uno stimolo in più sentire tutto questo. Non è una rivincita contro nessuno. Io in particolare devo solo ringraziare chi ha creduto in me, e quindi questa società e questo presidente. Quindi io darò l'anima e me stesso, perché questa città, questo presidente e questa società ricevono quello che merita. Adesso però hai fatto una promessa, la devi mantenere: farai pace con De Finis. Sì, è possibile, vedremo. Non è... Nel primo tempo avete un po' sofferto, c'era qualcosa che non funzionava, no? Avete fatto un po'. Si è ripetuta la stessa partita dell'andata, loro sono partiti molto forti, ma sapevamo anche questo. Sapevamo che poi sarebbero calati, e bastava avere un po' di pazienza, un po' di tranquillità, e alla fine ce l'avremmo potuta spuntare. Ce l'abbiamo fatta, la partita è stata preparata nel migliore dei modi. Dobbiamo ringraziare anche le nostre spie, per così dire, che hanno individuato questi punti deboli. E complimenti.